Ciao e benvenuto all'interno della pagina dedicata al quinto mini corso di matematica, il numero 5, limiti, derivate ed integrali sul sito www.andrealmatematico.it, il sito che si occupa della tua formazione in matematica, matematica finanziaria, statistica, finanza aziendale ed economia politica. Accedere a questa pagina è veramente molto semplice, basta andare dal menu in alto videocorsi, selezionare matematica. E verrete in automatico proiettati all'interno dei videocorsi di matematica. Sotto corso completo esercizio, vedete che ci sono tutti i minicorsi, belli riorganizzati a partire dal primo che riguarda i concetti base e le prime equazioni, fino all'ultimo che si tratta, che si occupa di funzioni a due variabili. Il corso che ci interessa è il numero 5, quindi limiti, derivate integrali. Basterà andare a cliccare qui dentro in modo che a destra vi si apra la pagina dedicata proprio al corso. E vedete che qui in alto troverete quindi il prezzo e poi gli argomenti e le sezioni di cui si occupa questo corso, chiaramente che riguardano i limiti, le derivate e gli integrali, che generalmente sono un argomento svolto a livello di liceo scientifico in quinta superiore. Qui vedete le caratteristiche del corso, quindi 80 video con circa 40 ore di lezione, definizioni e tanti esempi pratici, spiegazioni chiare e dettagliate, materiali in PDF scaricabili. Se volete informazioni maggiormente dettagliate qui dentro, andate su info dettagliate sul corso e vi si aprirà lateralmente una pagina in cui troverete tutte le informazioni. Vabbè, qui una piccola premessa storica di come, insomma, nascono le derivate, quali sono gli autori matematici più importanti in quest'ambito. Ovviamente il ricordo di come deve essere seguito un percorso matematico, quindi con i 9 mini corsi, dai numeri naturali alle prime equazioni, dalle equazioni ai primi studi di funzioni, geometria cartesiana 4, che è goniometria e trigonometria. Qui ci troviamo nel numero 5, che è limiti, derivate integrali, e poi proseguendo troverete teoremi, algebra lineare, analisi matematica 1, funzioni a due variabili. Qui siamo in particolare, ricordo, nel quinto mini corso di matematica e qui è presentata la struttura principale del corso che ci interessa. Vedete che i tre argomenti principali riguardano limiti, derivate ed integrali. Quindi nella sezione limiti vedrete appunto tutti gli argomenti che vengono trattati nel corso, quindi concetto di limite, analisi grafica di un limite, calcolo dei limiti, forme determinate e indeterminate, la scala degli infiniti, la forma indeterminata più infinito meno infinito, la forma indeterminata infinito fratto infinito, la forma indeterminata 0 su 0. Qui la stessa cosa con le derivate, che partono ovviamente dal rapporto incrementale, derivata e rapporto incrementale, regole di derivazioni per funzioni elementari, derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata di una frazione, insomma tutti gli argomenti specifici, fino ad arrivare agli integrali, dove abbiamo la definizione di integrale, la definizione di funzione primitiva, l'integrale indefinito, le regole di integrazioni per funzioni elementari, integrali per sostituzione per parti di funzioni fratte, fino ad arrivare agli integrali definiti. Ovviamente all'interno di questa descrizione, dove vedete il colore rosso, ad esempio, vuol dire che qui ho creato un articolo, quindi ad esempio se cliccate su analisi grafica di un limite, vi si aprirà lateralmente un articolo che riguarda specificatamente questa parte e vedete insomma tutto questo articolo, insomma, quindi sto prendendo uno, lo studio grafico dei limiti, vedete con l'immagine sotto, determiniamo il dominio della funzione, insomma, tutto quello che poi troverete comunque all'interno del corso, e all'interno del corso sarà spiegato chiaramente in maniera molto dettagliata. Chiaramente qui non l'ho ancora fatto, ma ad esempio, se volete accedere chiaramente alle lezioni del corso, dovete per forza iscrivervi e acquistare il corso, però solitamente di tutti i corsi stabilisco le prime tre lezioni gratuite. Qui non l'ho ancora fatto, ma lo registrerò alla fine di questo video. Quindi qui dovreste vedere in rosso esempio lezione e dove vedete esempio lezione significa che questa sarà una lezione gratuita. Comunque, una volta che vi sarete iscritti al corso, non vi comparirà ovviamente qui il prezzo quando sarete iscritti e qui avrete accesso alle lezioni. Quindi se ad esempio qui clicchiamo sulla prima lezione, verrete proiettati proprio nella struttura del corso, come vedete sul lato sinistro, sulla barra laterale sinistra, sul menu di sinistra, insomma avete tutte le lezioni
ordinate che chiaramente sono a blocchi di 20 lezioni, quindi questo è il primo blocco di 6 blocchi da 20 lezioni e vi faccio notare che sul lato sinistro ogni lezione è segnalata da un codice, ad esempio qui parte da LIM03, LIM4, LIM5, LIM6, chiaramente il codice LIM riguarda tutta la parte che riguarda i limiti. E poi vedete che finita ogni parte avete ESE 3.1, ESE 3.2, ESE 4 ancora. E questi chiaramente sono gli esercizi che riguardano praticamente la parte che viene spiegata sui limiti. Prima vengono affrontati tutti gli argomenti e poi vengono fatti di ogni sezione, quindi ad esempio qui la sezione sui limiti, tanti esercizi riassuntivi. La stessa cosa se ad esempio andiamo nel secondo blocco. Vedete che il secondo codice è RI, RI2, RI3, RI4, che sarebbe la parte relativa al rapporto incrementale, finita la quale c'è la parte delle derivate, quindi D1, D2, D3. Qui c'è un doppio D1 e un doppio D2 semplicemente perché c'è la parte 1 e la parte 2 del video. Avrei potuto chiamarli D2.1, D2.2, insomma, comunque l'importante è che si capisca l'ordine. Finita ovviamente la parte delle derivate, vedete quante lezioni ci sono. Abbiamo proprio gli esercizi sulla parte della derivata, quindi ESE05, ESE06, ESE06, insomma, sono tutti esercizi sulla parte delle derivate e poi in ordine vengono affrontati quindi tutti gli argomenti. Quindi CT è la parte su massimi, minimi, flessi, seguita ovviamente da esercizi su questa parte, esercizi che seguono un ordine numerico. Poi c'è la parte I dedicata agli integrali, qui vedete i 1, i 2, i 3, i 4, sono tutte lezioni che fanno, che spiegano diciamo, ogni argomento e fanno comunque un esempio di ogni argomento. E ovviamente finita anche qui la parte degli integrali, che vedete è immensa, troverete proprio la parte degli ESE, ovviamente presi dagli integrali. Alcuni esercizi sono stati tratti da, ad esempio dall'Università di Bergamo. Vi faccio notare che all'interno di ogni lezione, qui ci troviamo ad esempio nella primissima lezione, LIM3, che vado un attimo a prendervi, ecco ad esempio in questa lezione vedete che c'è praticamente la lezione e per far partire la lezione ovviamente è molto semplice perché basta andare a cliccare sul tasto play e appunto in automatico Ciao a partirà tutti la cari amici e lezione benvenuti dal che vostro ci Andrea Matematico interessa, in questa nuova. però soprattutto accanto proprio alla lezione che ovviamente potete espandere con il menu a tendina dove c'è appunto ci sono le quattro frecce con scritto full screen, chiaramente questa lezione verrà messa su tutto lo schermo. Accanto proprio alla lezione c'è il materiale specifico su questa lezione, quindi se voi andate in materiali, vedete che adesso viene evidenziato appunto in arancio materiali, vedete qui c'è LIM3 analisi grafica, controllate sempre che il nome della lezione corrisponda in qualche modo al nome del materiale, altrimenti segnalatemelo. Se ad esempio andiamo proprio su questo materiale specifico, vedete che vi si apre il PDF dove tutto quello che è fatto all'interno della lezione verrà appunto, potete chiaramente visualizzarlo all'interno del PDF. Ovviamente per poter andare a salvare questo PDF, ad esempio io qui ho un Mac, faccio file, esporta come PDF e poi chiaramente vi invito ad andare a salvare questo materiale in maniera organizzata all'interno del vostro PC. Magari creando anche una cartella per ogni argomento, quindi la cartella limiti, salvate tutti i file sui limiti, la cartella derivata, salvate tutti i file sulle derivate, la cartella integrali, salvate tutti i file sugli integrali con gli esercizi sugli integrali, poi se volete rinominarli, io insomma ho dato questi numeri perché comunque uno si trova con 1, 2, 3, 4 ed è molto semplice da seguire. Quindi in definitiva per accedere al corso su limiti derivate integrali ricordo videocorsi di matematica, verrete proiettati proprio all'interno della pagina dei videocorsi di matematica e poi quando siete nei videocorsi di matematica qui è difficile che sbagliate perché sotto appunto la proposta relativa a corso completo ed eserciziare qui troverete proprio i mini corsi.
dove avete tutto il percorso matematico come deve essere seguito dalla A fino alla Z. Ovviamente qui si tratta del mini corso numero 5, quindi adattissimo ai studenti per i tecnici di quarta superiore, per i licei scientifici di quinta superiore, ma anche per chi sta dando l'esame universitario e ha difficoltà su limiti derivati integrali, va benissimo anche qua, o chi vuole fare un rapido ripasso. E vedete che appunto potete accedere da qua, da questo. Ovviamente poi per acquistarlo è molto semplice, basta registrarsi sul sito e lì potete appunto fare l'acquisto attraverso la carta o il PayPal, insomma, come preferite. Oppure scrivetemi comunque ad andrea@matematico.com. Altra informazione, ultimissima informazione, prima di acquistare qualsiasi corso, qualsiasi pacchetto, guardate in alto se c'è nel menu una sezione di nome promozioni, comunque magari ve la metterò anche sotto all'interno per vedere se magari c'è la possibilità di acquistare più corsi usufruendo di sconti. Quindi mi raccomando, comincia subito il tuo percorso matematico e accedi ai corsi di matematica.